siamo adesso nello stand di Firriato e siamo con la signora Vinzia Novara, alla quale chiediamo niente del vino ma soltanto come mai si chiama Vinzia. Bella domanda. Solitamente me la facevano all'università quando mi sedevo. Signorina, da dove viene questo nome? È un nome inventato da mio papà e dalla mia mamma, perché non piaceva il nome Cinzia, la nonna si chiamava così, allora hanno cambiato la C in V ed è venuto fuori Vinzia. Bellissimo. Adesso parliamo di vino invece. Firriato, un grande nome, chi è che non lo conosce ovviamente. Lei è l'amministratrice di questa società, suo marito è il presidente, quindi siete voi che siete i proprietari dell'azienda, siete responsabili delle cose positive e negative. Oggi come oggi, quanto è facile e quanto è difficile portare avanti un'azienda come la vostra? Beh, considerando che noi siamo siciliani e che la nostra azienda è nell'agro trapanese, dico sempre che fare impresa è una cosa molto difficile, ma fare impresa in Sicilia è proprio un'impresa, sia per le cose positive che per le cose negative. Intanto geograficamente siamo molto distanti dall'Italia e quindi da tutto il contesto anche internazionale, i trasporti, tutto diventa più pesante, ma sicuramente essendo un'azienda giovane e dinamica è riuscita a superare questi ostacoli, queste barriere, come dire, strutturali per andare avanti, per esportare, portare il nostro prodotto nel mondo. Voi in questi ultimi tempi credo che abbiate visto le grandi cose belle e brutte, probabilmente avrete visto degli aerei che partivano da Birgi e andavano in Libia. Alle vostre spalle avete Erice, ai piedi avete le saline, immagino, di Trapani. Sì, quindi vivete in un ambiente fantastico, bellissimo. Il vostro vino rispecchia questi elementi? Decisamente sì. La provincia di Trapani è la provincia più vitata d'Europa. Sicuramente i terreni vocati alla coltura della vite chiaramente esprimono vini di alta qualità. È chiaro che in un contesto del genere la natura trionfa. Con una base NATO e con Birgi, il momento in cui sono partiti gli aerei è stata un po', come dire, una tristezza per noi. La guerra non è mai bella nel proprio paese, ma a maggior ragione anche nei paesi degli altri. E sentirci coinvolti ci è dispiaciuto. È chiaro che la città ne ha risentito abbondantemente. Hanno chiuso l'aeroporto civile, il turismo ha avuto una genuflessione. Tutto questo ha creato un po' negli animi una sorta di scoramento, ma credo che poi alla fine questa è una città che ha voglia di recuperare, di andare avanti, sta facendo molto da sé e quindi piano piano siamo riusciti un po' a recuperare, quindi il turismo enogastronomico, tutto quello che poi ci circonda, Erice, Segesta, Selinunte, alla fine hanno vinto su tutto, è la forza dell'uomo che ha vinto. Mi parlava prima dell'università, dove? L'ho fatta a Palermo. Se oggi lei avesse ancora 20 anni, a cosa penserebbe, di che cosa parlerebbe con i suoi compagni? Beh, sicuramente ai miei tempi si beveva molto di più la Coca-Cola e l'aranciata. Oggi direi iniziamo a conoscere il vino come veicolo di cultura, la conoscenza del territorio, l'espressione della terra è dovuta anche al frutto che viene coltivato. E quindi dico, ho cominciato tardi, cominciamo adesso a conoscere il vino, il territorio, la storia, la cultura che ne connotano l'identità. Non volevo parlare di vino, però mi dica perlomeno quali sono i suoi vini e qualche nota per ognuno. Beh, i miei vini rispecchiano il territorio, hanno una marcata identità territoriale, quasi tutti autoctoni. In un mondo così omologato credo che distinguersi oggi sia importante. È così il nostro Nero d'Avola, con il vitigno espressione del nostro territorio, ma soprattutto il Perricone, un vitigno autorevole tanto quanto il Nero d'Avola, che esprime la durezza, l'aggressività della nostra terra e nello stesso tempo l'eleganza nel tratto, queste sono le note più importanti. Il Grillo, per esempio, il Grande Grillo, oggi vinificato in purezza, è espressione di quella sapidità, di quel mare meraviglioso che lambisce le nostre coste. Lei avrà passato un tramonto bevendo il Grillo, sentendo i grilli cantare. Sì, ma soprattutto le cicale.
Ed ora non possiamo far altro che fare un bel brindisi.